Allora, ciao a tutti, come anticipato da Davide, sono Carlo Di Maio, lavoro come software engineer per Assist, un'azienda basata a San Francisco. E stasera vi parlerò di chatbot. Qui c'è l'agenda dell'intervento di oggi. Brevissimamente vi parlo un attimo di Assist. Qui cioè, ci siamo noi, diciamo così, del gruppo tecnico in alto. Oltre a me ci sono anche Claudio Comandini e Giovanni Landolina, mentre in basso sono riportati i founder dell'azienda, da sinistra verso destra, Robert, Giovanni e Shane. Ci sono anche altri due componenti, sono un francese e un indiano. Siamo un'azienda un pochino, come dire, internazionale, un po' delocalizzata. Che cosa facciamo? Il nostro obiettivo fino ad oggi è stato quello di portare i grossi brand nel mondo dei chatbot, per snellire processi industriali, customer service, e-commerce e, aiutare un po' anche gli utenti ad avere un canale un pochino più snello rispetto a quello che sono i canali tradizionali. E qui ci sono i nostri clienti, non sono tutti, ce ne sono degli altri, ma per il momento vi posso far vedere sono questi. E, abbiamo iniziato con un 800 Flower, che è stato il chatbot presentato lo scorso aprile da Facebook all'F8, e poi abbiamo realizzato i chatbot per Fandango, Sephora, Charity Water, e poi con LolliPlanet abbiamo lavorato anche a stretto contatto con Google. In particolare con Google la scorsa estate abbiamo iniziato a lavorare sulla quella che doveva essere la loro app di messaggistica Allo, che è stata un po' accantonata a favore del nuovo progetto Google Assistant, che è disponibile con il Google Home. Abbiamo lavorato anche a stretto contatto con Twitter nell'aggiornare la loro piattaforma, quella che alla versione attuale, che si presta anche quella a pubblicare dei chatbot. Come funziona? In pratica Assist si pone come bridge tra le app di messaggistica e il mondo dei servizi esterni. E, è costituita sostanzialmente, la nostra piattaforma si può raggruppare in due moduli, che sono il Workflow Manager, che è il modulo preposto alla comunicazione con le varie piattaforme, e in pratica quando un utente scrive al nostro bot, il canale invia al Workflow Manager un messaggio nel suo formalismo. Il Workflow Manager si occupa di tradurre il formalismo del generico canale in una rappresentazione interna, elabora il messaggio e risponde all'utente. Nel caso in cui l'elaborazione del messaggio richieda l'invocazione di servizi esterni, allora entra in gioco il Service Gateway, che invece rappresenta l'astrazione di tutto il mondo esterno. Noi non ci Lato Workflow Manager ci preoccupiamo soltanto di modellare la conversazione. Il modello che abbiamo pensato, che fino ad oggi insomma non ci ha dato problemi, anzi si è prestato bene a tutti i casi, è stato quello di modellare la conversazione di un chatbot come se fosse un grafo. Quindi quando l'utente interagisce con un chatbot, praticamente il Workflow Manager passa da un nodo all'altro del grafo. E nel caso in cui, come vi ho già detto, c'è bisogno di invocare delle app
dei servizi esterni viene chiamato il service gateway in maniera sincrona, asincrona, insomma a seconda delle esigenze. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo una piattaforma multicanale, siamo praticamente, quando scriviamo un chatbot lo scriviamo una volta sola, poi è l'engine che si preoccupa di comunicare con il canale, l'elaborazione però del messaggio, del grafo di cui vi parlavo è sostanzialmente sempre la stessa. È una piattaforma, diciamo, l'ho chiamata dinamica, nel senso che riusciamo a, come vi farò vedere, riusciamo a mettere in mano un chatbot senza necessariamente dover rideployare l'applicazione oppure riavviare l'application server, nel caso comunque ci fossero dei problemi o delle evolutive da dover deployare, comunque il sistema è ad alta affidabilità, nel senso che comunque i nostri clienti ci pagano anche abbastanza profumatamente, quindi non si possono proprio pronunciare la parola di servizio. Abbiamo realizzato un sistema interno di analytics, perché quando parliamo di chatbot, diciamo così, abbiamo a che fare con un modello conversazionale, cioè dobbiamo dimenticarci quello che fino ad oggi era una web application oppure un'app ibrida, quindi, o un'app mobile, quindi tutti gli analytics che sono almeno fino ad oggi presenti sul mercato non sono pensati per i chatbot, e probabilmente nel prossimo futuro si vedranno nuove piattaforme che facciano questo lavoro. Abbiamo realizzato, quando parliamo di chatbot, poi una componente fondamentale va data all'NLP, al Natural Language Processing, nel senso che ogni volta che l'utente ci scrive, ci scrive in linguaggio naturale, quindi non lo so, facciamo un esempio, vogliamo fare la ricerca della disponibilità di un aereo, di un volo verso Londra, magari quindi gli chiediamo, in generale gli chiediamo qual è la tua destinazione, quindi qual è il giorno in cui vuoi partire. Quando chiediamo questa informazione agli utenti, però magari in un primo momento gli chiediamo qual è la destinazione e il bot si aspetta che l'utente digiti una location, ma in generale l'utente può scrivere qualsiasi cosa, quindi in generale bisogna un chatbot che si rispetti deve avere una forte componente di interpretazione del linguaggio naturale, perché altrimenti l'utente presto si stanca e diciamo così, non ci facciamo una bella figura. Successivamente abbiamo sviluppato un sistema interno che è stato definito RAN, che è un acronimo che sta per Random Access Navigation, nel senso che, come vi dicevo prima, quando l'utente scrive al bot, magari, che ne so, gli diciamo qual è la tua destinazione, Londra, quando vuoi arrivare, il primo weekend del mese prossimo, noi gli forniamo i risultati della disponibilità dell'aereo, però magari l'utente vede che i prezzi non sono quelli che si aspetta, allora, che ne so, dice voglio cambiare la data, non voglio più arrivare il primo weekend del mese prossimo, magari l'ultimo. In quel caso lì bisogna comunque fare in modo che il bot tenga traccia della conversazione e quindi capire ad ogni interazione dell'utente qual è il delta rispetto alla conversazione precedente. Quindi, ritornando al discorso del grafo, la RAN ci permette di saltare da un nodo all'altro del grafo e di elaborare comunque la conversazione in modo che sia molto più user friendly rispetto all'utente, nei confronti dell'utente. E allo stesso tempo un chatbot deve anche cercare di come dire, capire qual è il modo con cui l'utente comunica e cercare di salvarsi le preferenze e il suo modo di interagire. Adesso magari
passo a una sessione di coding live, così vi faccio vedere all'opera. Per la demo di stasera vi ho preparato un bot pubblicato solo su, per brevità, vi faccio vedere solo il canale Facebook. Allora, come vi dicevo, quando modelliamo la conversazione, quando modelliamo la conversazione con l'utente, noi usiamo un modello a grafo. Nel modello a grafo, in pratica, ogni nodo è rappresentato da uno step in cui e ogni step ha diverse componenti. Quelle fondamentali sono una componente di validazione di quello che c'è stato digitato dall'utente, una fase di esecuzione vera e propria del messaggio, e poi c'è una funzione di routing che praticamente ci permette di passare da un nodo all'altro del grafo. Qui vedete quindi un semplice step in cui non c'è una fase di validazione, qualsiasi cosa ci venga scritta dall'utente ce la prendiamo per buona. Nella fase di esecuzione, restituiamo semplicemente un messaggio, il solito hello world, all'utente. E la fase di routing, praticamente, come vedete, prevede che da questo nodo si va. Il nodo successivo sia lo step start, che è lo stesso, cioè che il nodo cicli sempre su se stesso. Guardandolo all'opera, quindi l'utente ci scrive un qualcosa. Quindi quando l'utente ci scrive, noi rispondiamo col semplice messaggio hello world. Qualsiasi cosa adesso lui ci scriva, rispondere. Un esempio un altro modo magari potrebbe essere quello lì di leggere i dati dell'utente, e in questo caso noi andiamo a rispondere non più con il solo hello world, ma magari rispondiamo anche col nome dell'utente. Andiamo a fare qui start over. Un po' lento, ma dovrebbe dipendere, credo, un po' dal collegamento internet, perché l'applicazione sta girando sulla mia macchina. Comunque, vedete il messaggio qui adesso, è in locale. Qui magari vi faccio vedere come si può passare da un nodo all'altro. Dopo che l'utente ci ha scritto, che cosa faccio?
nella funzione di routing praticamente dico al nostro engine di passare al step che ho chiamato echo, e qui che cosa succede? Nella fase di esecuzione viene semplicemente fatto l'echo dell'input dell'utente, quindi aspetto. Qui invece ho usato praticamente, che cosa faccio nel momento in cui andiamo a restituire un messaggio all'utente, oltre al semplice messaggio, dipende un po' dal canale a disposizione, comunque che cosa faccio? Allego anche un'immagine, quindi nel momento in cui l'utente ci scrive, quindi restituiamo un messaggio con un'immagine, poi come prima la funzione di routing che ci fa andare nello step echo. Volendo complicare un pochino le cose, che cosa facciamo? Iniziamo ad usare magari quello che abbiamo visto fino ad ora sono, diciamo, le cose veramente basi, cioè quello lì di mandare un'immagine e un messaggio verso l'utente, però in generale le piattaforme ci mettono a disposizione anche delle API per fare diverse cose. Per esempio c'è Facebook che mette a disposizione la possibilità di chiedere all'utente la location del browser, quindi come vedete qui dopo il primo step che cosa faccio? Chiedo all'utente qual è la sua location e allo stesso tempo gli vado a ho istruito l'engine in modo che vada a renderizzare anche un altro bottone, che in questo caso è lo show location messo a disposizione da Facebook. La funzione di routing infine va sempre nell'ultimo step, quindi start over.
chiediamo all'utente quindi dove ti trovi, send location, collegamento internet. Nel momento in cui quindi andiamo a fare send location, stiamo dicendo a Facebook di mandarci la location. Per questo genere di cose, quindi Facebook prevede l'invio nel suo formalismo interno, che è questo qui che vi ho renderizzato. Come vedete, Facebook ci manda quindi le coordinate, insomma, tutto un po' di informazione a corredo. Volendo possiamo anche aprire l'immagine. Quindi, come potremmo usare questa location? Magari potremmo invocare uno dei servizi disponibili su internet, quale ad esempio quello di Google, per capire qual è l'indirizzo che corrisponde a questa latitudine e alla longitudine che ci è stata fornita dall'utente. E quindi che cosa faccio? Faccio il routing verso uno step che ho chiamato così step location search. Che cosa faccio? Quindi vado a creare una richiesta verso l'altro componente di cui vi parlavo, che è il service gateway, e nel momento in cui il service gateway quindi poi ci risponde, vado a trattare la sua risposta. Il service gateway è stato mappato per chiamare Google Maps con questo metodo. Vediamo un po' qual è il risultato. Quindi Google a questo punto ci ha detto che quelle coordinate corrispondono a questo indirizzo. Quindi, che cosa abbiamo fatto? Ho preso la risposta di Google e l'ho restituita all'utente. Ma in generale vi faccio notare che nel nodo, una volta invocato il Service Gateway, la risposta si presta a una post-elaborazione. Quindi, nel caso in cui l'API fornita da una terza parte non ci soddisfi appieno, possiamo comunque trattare il dato che ci è stato restituito, insomma, nel modo che più ci aggrada. Ultima cosa che vi volevo far vedere è quella lì. Quindi che io magari mi prendo quella informazione, me le salvo in sessione e poi le posso usare tranquillamente in un altro step della conversazione. Stessa cosa di prima. Qui siamo nello step echo in cui ho utilizzato quel parametro che mi sono salvato. Quindi, in generale, quando andiamo a mappare, diciamo così, a modellare la conversazione di un chatbot che cosa andiamo a fare? Andiamo a costruire il grafo gestendo tutti i possibili percorsi che una conversazione può avere con un utente. In questo caso, questo è un caso, diciamo così, per brevità vi ho fatto un workflow abbastanza semplice, cioè chiedo una cosa, la uso, ma chiamo Google, uso quel risultato, lo stampo a video, ma nulla ci vieta, per esempio, di chiamare un'app di terze parti, come vi dicevo, nel bot di un 800 Flower, magari che cosa facciamo? Chiediamo all'utente qual è il mazzo di fiori che vuole spedire,
l'utente sceglie la categoria, sceglie il prodotto, gli chiediamo altre informazioni accorrete, quali ad esempio sono l'indirizzo, il delivery address, il nome, cognome, magari anche il numero di telefono del destinatario nel caso in cui poi il corriere deve contattare fisicamente la persona. E a valle di tutto andiamo a mettere anche il pagamento. Chiaramente un chatbot, come dicevo, deve essere in grado di parlare con un utente, quindi magari, che ne so, capita che l'utente può scegliere il mazzo di rose, sceglie il destinatario, sceglie tutto, arriva il momento del pagamento e ci dice: ah, guarda, ho sbagliato l'indirizzo, non è, il delivery address non è più il centro direzionale, ma magari è a San Carlo. In quel caso, dipende molto da come è stato implementato il grafo, comunque, grazie a Natural Language Processing e alla RAN di cui vi parlavo, possiamo capire che, arrivati anche allo step del pagamento, l'utente ci sta dicendo: guarda, riusciamo a riconoscere quindi il fatto che l'utente voglia cambiare l'indirizzo del destinatario. Saltiamo al nodo che prevede la gestione dell'indirizzo, teniamo conto del fatto che comunque ci ha fornito già tutti i dati a disposizione, ritorniamo allo step del pagamento. E questo è il nostro modo di implementare un chatbot. Diciamo, in generale, il.